discussione con te. 3, 2, 1, via. Questa mattinata, questa occasione di nuovo inizio della Facoltà di Architettura con questo campus sottolinea questa proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro Paese attraversa, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e ci si presenterà in futuro. Sono tutte sfide imponenti che vanno affrontate in maniera collaborativa nella comunità internazionale, per quanto ci riguarda, anzitutto in quell'oasi di pace, democrazia e diritti che è l'Unione Europea. Abbiamo avuto un breve colloquio preliminare e abbiamo parlato soprattutto del Covid, della situazione. Noi siamo entrambi cauti, siamo felici ovviamente che ci sia un sostanziale miglioramento della situazione, ma sappiamo che questo progresso è ancora fragile e la quota dei vaccini cresce, però non possiamo ancora dire che ci stiamo avvicinando a un'immunità. La crisi sanitaria ha contribuito in un certo senso addirittura a rendere questi legami tra i due paesi ancora più saldi. E voglio ricordare l'aiuto offerto dalla Germania durante la prima fase della pandemia con il trasporto di molti pazienti italiani negli ospedali tedeschi. Migrazione è un problema, diciamo, abbiamo vicinanza di vedute su quella che si chiama dimensione esterna, che significa ben maggior presenza dell'Unione Europea nel Nord Africa. E quando dico Nord Africa non intendo soltanto Tunisia e Libia. Domosauro è un luogo stupendo che lascia sbalorditi i visitatori per la grandezza e la maestosità che si percepisce di Roma e soprattutto in un luogo centrale di fianco al Colosseo. Il restauro e l'intervento di oggi è un intervento di architettura contemporanea che consente di dimostrare che come si può fare architettura contemporanea innestata perfettamente nella tutela e nella conservazione del patrimonio del passato. È un luogo splendido che arricchirà la bellezza di Roma e dell'Italia nel mondo. Come ho detto, stiamo lavorando a un riassetto dell'amministrazione per far ripartire immediatamente la manutenzione e la pulizia della città e quindi ripulire Roma, dare una bella ripulita a Roma e far ripartire subito la manutenzione ordinaria e straordinaria. Roma può accedere a diversi miliardi di risorse del PNRR, diversi miliardi in pochi anni, che è un'opportunità unica di trasformare il volto della città.